E vento, vento lo sta portando dell'alto. Oh, Liberio che rientra! Mamma mia, che gol! È dentro? No, è entrata l'altra. No, è entrata l'altra. Oddio, sta arrivando, oddio. No. I quadrati. Come no! E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti in questo nuovissimo episodio della 100 palloni football challenge, signori. Dopo che nello scorso video abbiamo invitato il nostro carissimo amico Jay Pata, che ringraziamo, e che ha totalizzato 66 reti ed è riuscito a battere il suo predecessore Gnabry, che è stato il primo di questa challenge, signori, che ha fatto 64 e Jay Pata 66. Oggi abbiamo un ospite tanto atteso, che è stato citato anche nello scorso video. Però signori, come sempre vi invito a lasciare like e a iscrivervi al canale, perché è fondamentale per il proseguo di questo format e per tanti altri, perché per me è fondamentale la vostra iscrizione al mio canale. Quindi ragazzi, road to 500.000 iscritti, perché come sempre a 500.000 iscritti farò la mia 100 palloni football challenge. Quindi se ci vogliamo arrivare, iscrivetevi, lasciate like e lasciate un commento qua sotto. Detto questo signori, possiamo andare con la nostra presentatrice d'eccezione. Vai Bea. Nella scorsa puntata abbiamo potuto vedere Jay Pata destreggiarsi con il pallone e, nonostante una situazione iniziale di stallo, è riuscito per il momento a detenere il record. Vediamo se il personaggio di oggi riuscirà a batterlo. Vi presentiamo il due volte campione della gara di palleggi con la testa. Parliamo di Gilbert Nana, campione del mondo in palleggi con la testa, con 21.100 palleggi in 1 ora e 57 minuti. Perché la gente come noi non molla mai. Non avrei saputo presentarlo meglio. Ciao Gilbert. Ciao Beatrice, come stati? Ma tutto a posto? Io bene, tu tutto a posto? Molto bene, molto bene. Sei carico per oggi? Credi di essere preparato? Giuro che all'inizio non era tanto carico, ma quando vedo una presentatrice molto bella come te divento più carico di prima, no? Grazie. Beh, allora oggi farai il record. E come ho sempre detto, l'importante è dare sempre massimo e di venire con lo spirito positivo, debatte sempre record. Se alla fine non raggiungo l'obiettivo, non è un problema, perché dobbiamo sempre riprovare un'altra volta. Ma oggi cerchiamo a battere questo record. Quanto pensi di fare indicativamente? Massimo adesso è 66. Per me l'importante oggi è debattere record. Non so, fare anche 77 è buono. Per 76. Me batte record oggi. Ok, perfetto Gilbert, adesso faremo entrare colui che ti spiegherà il regolamento. Parliamo di Andrea Cantinotti. Ciao ragazzi, ciao Gilbert. Piacere Andrea. Ciao. Ben ritrovata. Allora, Gilbert, sei carico? Carichissimo, perché perfetto. La gente come me non molla mai. Perfetto, perché questa sarà una sfida dove non bisognerà mollare fino all'ultimo pallone, te lo dico. Hai un minuto per calciare i primi 30 palloni. Ricordati, è un minuto soltanto, non di più. 60 secondi, oh. Esatto. Poi dal primo pallone al 50esimo ci sarà ogni 10 un pallone bonus. Quindi sarà un pallone un pochino più particolare da calciare. Sì. Fai attenzione. I palloni non possono essere toccati se non quello che calci. Se c'è un problema tra i palloni, chiami me e te lo vengo a spostare io. Okay. Per i primi 50 palloni la palla non potrà rimbalzare. Il gol deve essere diretto dentro la porta. Dal 50esimo in poi può essere anche raso terra, okay. Basta che fai gol. Okay. Ah, e cosa importante, i palloni non vanno spostati dopo, quindi se sono in mezzo rimangono in mezzo. Okay. Sì. Allora, noi abbiamo finito la presentazione iniziale, quindi è il momento di lasciare la parola a Samu, che vi presenterà la cabina di regia. Signori, andiamo a presentare come sempre la cabina di regia più fresca d'Italia. Stiamo rompendo! Signori, allora iniziamo partendo dalla sinistra. È rientrato il nostro playboy, il nostro giocatore London, ragazzi. Yes, lui è un professionista inglese che al momento sta recuperando un infortunio, ma signori, questo qua è fortissimo, lo vedrete prossimamente sul canale. Aiub, che lo è mamma, good. Io vorrei dire solo una cosa. Let's go, signore e signori. Siamo Isaac qui. Show, non ha bisogno di presentazioni. Avete già capito com'è la musica. E poi un ospite d'eccezione, signori, Papà Afrie. Signori, big papà di 8 figli. Eccolo, signori. Nostro padre. Oggi ha dato. Oggi è venuto.
per vedere questo prefetto. Devi guardare se c'è papà con tutti qua. Sei contento? Ragazzi, stiamo parlando del campione del mondo di pallesi di testa, che ha fatto il record ben due volte, quindi mi aspetto anche qui un altro record. Pluripremiato da Salvini e gli ha regalato la cittadinanza. Oddio, sta arrivando, oddio. Ragazzi, stasera lo mandiamo a casa, perché la gente come noi non molla mai. Andiamo lì, raga. È tutto pronto, possiamo andare finalmente via questa splendida sfida. Gilbert, ci siamo? Sono pronto io. Perché? Dai. Perché la gente come me non molla mai. Non molla mai, allora ci siamo, ci siamo. E allora avrei 60 secondi per non mollare i primi 30 palloni. Al mio 3, 2, 1, via. Bene, molto bene. Bravo. 10 secondi, 10 secondi sono passati, molto bene, bello questo pallone. Aia, attenzione, 30 secondi, 32 secondi, fine, signori, ci hai messo 35 secondi, potevi andare anche un pochino più tranquillo e anche con calma, però vabbè, alla fine ti sei regolato tu e... Però ti vedo con un fiatone. Come tranquillo? Sono a posto, raga. Il riscaldamento. Questo è il riscaldamento, riscaldamento. Raga. Forse qualcheduno lo hai sbagliato, Io adesso farei entrare Andrea. Vediate due. Per... capire un attimino. Allora, com'è. Prima cosa che ci tenevo a dirti, secondo me ti sei imparanoiato quando hai visto il pallone un po' troppo vicino e da lì ne hai sbagliate 3-4 di fila. Sì. E quello ti ha un po' fregato. Sì. Infatti hai fatto 24 gol su 30. Sì. Secondo me potevi fare un po' di più. Però ti posso dire, puoi ancora largamente recuperare perché tranquillo. Siamo solo adesso tempo libero. Adesso è tempo libero, ma hai... La palla non deve toccare per terra. Sì, agli ultimi 20 palloni la palla non deve toccare per terra. Ricordati che se il pallone è troppo vicino chiami e dammi il tempo di arrivare. Sì. E adesso Gil, i palloni che sono in mezzo è un ostacolo. È un ostacolo. Ok, va bene. Quindi devi calciare. Ok, va bene. Allora possiamo partire. Attenzione. Buono questo. Bene, mantieni questa media, Gil. Aia, non è buono questo. No, troppo, mantieni. Buono. Sì, buono. Buonissimo. Pallone bonus, sprecato. Dai. Buono, bravissimo. Molto bene, bello questo. Io ve l'ho detto. Concentrato. Buonissimo, concentrato. Secondo me stai facendo piuttosto bene. La. Buonissimo, gran gol. Buonissimo. Attenzione, fuori. Ultimi tre palloni per arrivare a 50. Fuori, sprecato. Buono. Allora, 50esimo. Oh, Gilbert, io credo in te. Cinquantesimo. No. Buona Gil. Allora, signori, i primi 50 sono andati. Secondo me hai fatto meglio del primo turno, sicuramente, però stai mantenendo una buona media, nel senso che alla fine, vabbè, qualche turno hai sprecato, ma è normale che sia così, perché sembra facile ma non lo è. Bisogna sempre calibrare ogni tiro, è sempre particolare. Però più vai avanti, più la precisione, perché la palla non deve toccare per terra, deve toccare lì dentro, non può prendere la traversa, può andare via, poi, capito, non c'è tutte queste cose. Ma ci siamo, raga, perché la gente è come noi, non molla mai. Gilbert, dai, sta andando bene, però cos'è che sta mancando secondo te? Io penso che mi sono preso un po' con la un po' di fretta, okay. E devo essere un po' più calmo, pur mettere tutto nel buco un po' possibile. Penso che adesso abbiamo capito come si fa. No, ma devi andare tranquillo, guarda che stai andando
andando bene. Perché, che succede? Solo mi toccare così io ora farò più di gol possibile. Mi farà più di gol possibile. Erano 100 i tiri, lui ne farà 130. sì. Siamo a metà sfida. Sì. Quanto pensi di aver fatto su 50? Penso che sono... su 50 penso che sono 40, 88, 89, qualcosa così. Purtroppo un pochino di meno. Sei a 36. Però ora hai la fortuna che la palla potrà rimbalzare anche. Sì. Quindi vai sereno, vai tranquillo, non c'hai fretta e non cercare il gol bello. 36 su 50. Bene, perché alla fine secondo me ora fa tanto la differenza come approccerai questo secondo step di challenge, perché è fondamentale. Detto questo, signori, direi che possiamo proseguire con la seconda parte di challenge. Sei carico? Sono carico, pro. Sempre carico sono io. Sono nato carico, pro. E allora, let's go, partiamo. E Samu, purtroppo voglio Beatrice qui a mio fianco per me caricare, perché due minuti fa mi ha toccato la spalla e io ho sentito il corrente forte, no? La voglio qui, la voglio qui. Bea, non scappare, Bea, non scappare, rimani qua. Sono qua, rimani, sono qua. Al fianco di Gil, perché per favore, lo devi caricare. Sì, eh? L'importante è che il pallone lo colpisca lui, però, perché io con queste scarpe faccio un po' fatica. Ok, va bene, tranquillo, tranquillo. Va bene. Dai Gil, per lei. Vai, vai, vai. Allora, partiamo. No, troppo poco. Partiamo. Primo non è andato, secondo sì, buona, questo è andato, questo è buono, sì, è dentro. È dentro, incredibile, buono, attenzione, palo, palo incredibile, questo è dentro. Questo è buono. Bene, bellissimo. Buono. Mantieni questo standard e ci siamo. Mamma mia che gol! Incredibile! Attenzione. Bello, bello. Concentrato Gil. Concentrato Gil, fuori. È uscita. No, concentrato Gil, dammi lì. Dammi lì. È dentro. No, è dentro. No, è entrata l'altra. No, è entrata l'altra. No, quello là. È gol. È dentro. No, ragazzi, scommetto da là. No, è dentro. Questo. Sì. Attenzione. Fuori. Occhio. Questa è buona. Buona. Settantesimo. No. Fuori. E spreca così il 70° pallone. Allora. Intanto applausi e complimenti, perché sto giro mi è piaciuto di più, questo giro. Sì. Si vede che eri concentrato, hai sprecato meno palloni possibili, sei stato bravo. Però qualcheduno di troppo forse l'ha sprecato, Allora, innanzitutto si vede che la carica di Bea ti è servita, perché sì, è per quello che ho chiamato Bea. Perché quindi hai fatto il tuo miglior giro. Allora, c'è un dubbio su cui bisognerà fare un controllo su un gol. Da qua sembra che sia entrato l'altro pallone, quello che hai colpito. Per ora lo contiamo come se fosse gol. Sì. Poi a fine del video si vedrà. Sì, sì. Ok. Va bene. Quindi va bene. Contando quello come gol, hai fatto 14 gol su 20 in questo giro, il tuo miglior giro. Siamo a 50 gol precisi. J-Pat aveva fatto 66 per il record, sì, quindi ti manca poco a raggiungerlo. Hai 30 palloni per fare più di 16 gol. Secondo me è fattibile. Sì. Lo facciamo! Dai. Allora direi che possiamo proseguire. Allora Gil, ci siamo. Vai pure. Alzare nuovamente l'asticella. Bellissimo. Dentro. Buona. Questo no. Sì, ecco, no, non è questo che ho battato, guarda. È quello verde, quello là è un altro colore. Signori, abbiamo un dubbio come il tiro precedente di prima. Questo è più clamoroso e si è visto che la palla purtroppo non è entrata, quindi questo non lo contiamo. L'altro sì, ma a fine video andremo a fare il controllo del VAR per convalidare o annullare. Ok, va bene. Quindi per il momento lo segniamo e lo teniamo sospeso. Gil, puoi continuare con questa sfida?
fuori, traversa fuori, attenzione, e anche questo non è gol perché la palla è quella lì. Purtroppo ora sono i palloni come ostacoli e la sfida è sempre più ardua. Fuori, attenzione, buona questa, buona, vedi, attenzione, fuori, purtroppo non è dentro. No, fuori, purtroppo non è dentro neanche questo, fuori dallo specchio. Fuori, no, purtroppo non è dentro, fermati Gil, fermati. Ora mancano gli ultimi 20 palloni. Giudice, puoi venirci a dire fino a questo preciso momento quanto Gilbert ha fatto. Da questo preciso momento in poi, via il punteggio, perché poi ve lo diremo alla fine. Con l'episodio lì dubbio che abbiamo deciso di non contare, perché a mio avviso non è gol, hai fatto 3 gol su 10. Quindi di conseguenza sei a 53 gol. Manca 20 tiri. Esatto, manca 20 tiri. Ok, ok. 20 tiri, 53 gol per riuscire a battere J-Pata. Ultimi 20, siamo fuori. Fuori. Stai sprecando, G, stai sprecando. Buono. Questo potrebbe essere buono. No. Fuori. Fuori. Vai Gilbert, concentrati. Fuori. Vediamo questo. Vai Gilbert. No. Fuori. Devi calcolare tutto, G. Sto sprecando. Attenzione. Fuori. Dai Gil. Aspetta un attimo Gilbert. Ricordati che la gente come te non molla mai. Allora non mollare, Gilbert, non mollare. Ultimi 11 palloni, Gil. Ultimi 11 palloni, Gil. No. Ti do una mano. Come ho dato una mano anche gli altri, do una mano. Calcia forte ed uscire, ok? Sì, non è questo. Devi cercare di mirare quella porta. Guarda. Però a rientrare, capito? Mira quella porta a rientrare. È vento lo sta portando dell'altro parte. Guarda. Ma calcia bene. Dai, forza. Bene, così. Vedi che girerà. Vedi che girerà. No. Vedi che girerà. No. Non gira. Questo è buono. Questo è buono. Questo è buono. Questo è buono. Cacchio. Ah, fuori. Questo va. Questo è buono. Questo è buono. Questo non è buono. Ultimi 5. Questo non è buono. Calma, ultimi 3, Gil. Fatti per bene, ultimi 3. Non è buono. Questo non è buono. L'ultimo pallone di Gilbert. Comunque ragazzi, è andato bene. Non prendiamo le pretese che c'è vento, c'è questo. Io ho fatto quello che potevo fare. Stavo, me lo volessi tirare addosso. No. Comunque ragazzi, come io dicevo, non dici che c'è le pretese che ha fatto che non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Beh, c'è vento che è stato un po' anche alla mia favore. Io ho cacciato proprio quasi bene, all'ultimo giro sempre. E così, è anche questo per la sfida. La sfida ci puoi andare per vincere e arrivo lì perdere. Ma l'importante è di rimanere sempre obiettivo, perché la prossima esiste sempre. E la prossima posso essere sempre la buona. Perché la gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. E con questo bellissimo discorso di Gilbert Nanà, giudice, arriviamo al dunque. Gilbert, hai fatto 56. Va bene, non male. Sembra poco, ma non lo è. Attenzione, non sottovalutiamo. Non male. 56. 56 con uno convalidato e uno no. Okay. Quindi c'è da rivedere quello. C'è
da rivedere la VAR, perché potrebbe essere 55, quindi lo rivedremo post produzione e capiremo se dal prossimo episodio in poi assegnarti 56 o 55 o anche 57 se erano tutte e due dentro. Quindi ti ringrazio Gil. Signori, bravo, un applauso a tutti quanti. Gilbert, mi raccomando, l'importante è divertirvi, ragazzi, è questo. Mi raccomando, signori, mi raccomando, signori. Piano, piano. Vorrei lasciare l'ultima parola di questo video al nostro caro e unico Gilbert Onanà. Ok, vai Gilbert. Ragazzi, come ve lo dici tutti i giorni, ragazzi, avete visto, siamo qui per si divertire. E divertirsi positivamente è la cosa molto importante. Come io l'ho sempre detto, l'importante nella vita non è solo di vincere, perché possiamo essere pronti, mi arriviamo e non vinciamo mai. Ma l'importante nella vita è di non mai abbassare la testa, di continuare a credere sempre all'obiettivo. Perché alla fine di ogni impegno c'è sempre un risultato, perché la gente è come noi. Non vale mai! La gente è come noi. Non vale mai! Signori, abbiamo chiuso questo splendido video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like. Road to 500.000 iscritti, dobbiamo farlo. Let's go! E poi scrivetemi quale ospite volete alla 100 Palloni Football Challenge. Da all'MSP è tutto, da Samuel è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Let's go!